affrontare un tema che è tipico degli ingegneri strutturisti normalmente, ma che via via sta interessando anche l'ordine degli architetti per tutto quello che riguarda il recupero di edifici esistenti. Perché? Perché effettivamente la tematica non più della nuova costruzione quanto della riqualificazione, del recupero, della rifunzionalizzazione del nostro patrimonio architettonico è uno di quegli argomenti di assoluto interesse, di assoluta priorità in questo momento storico in Italia, considerando anche la debolezza, diciamo la fragilità di un patrimonio architettonico costituito da murature di diverse tipologie, da tecniche costruttive diverse che richiedono degli interventi su edifici, particolarmente quelli storici, richiedono effettivamente delle tecniche e delle modalità assolutamente rispettose del costruito. Di cosa parliamo oggi? Parliamo effettivamente di due tecniche di intervento su murature, in particolare murature storiche o comunque murature esistenti, attraverso da una parte la tecnica tradizionale dell'intonaco armato, che tutti conosciamo, che viene normalmente realizzato con reti metalliche e connettori in acciaio, spesso nemmeno zincate, con tutta una serie di problemi legati poi alla durabilità dei materiali e alle performance nel tempo. E poi parleremo invece di una tecnica per la ristilatura armata dei giunti, quindi per il consolidamento strutturale di murature su cui vogliamo mantenere il faccia a vista. Nel primo caso utilizzeremo reti e connettori in FRP, nell'altro caso parleremo di strutture, o perlomeno di sistemi di rinforzo in acciaio inox. Allora, intanto, ecco, la tecnica dell'intonaco armato per il restauro riguarda fra l'altro sia murature che volte che solai. In particolare vedremo l'aspetto legato alle murature, che è uno degli aspetti effettivamente che più ricorrenti come problematica di consolidamento strutturale, lavorando sia sui temi fra l'altro del miglioramento che dell'adeguamento sismico. Due parole, diciamo, per quanto riguarda gli FRP, di che cosa si tratta. Per FRP si intende, è l'acronimo di una parola inglese che è Fiber Reinforced Polymer, che comprende una serie di prodotti composti da due macro elementi, quindi delle fibre, sono fibre continue, quindi che costituiscono il rinforzo, e una matrice costituita dalle resine termoendurenti. E la norma, esistono delle norme, quindi non solo l'NTC del 2008 con le revisioni in corso in questo momento, ma delle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dei DT, dei documenti tecnici del CNR pubblicati dal 2004 in poi, individuano intanto nelle fibre continue tre tipologie di fibre, quindi non tutte le fibre sono ammesse, fibre naturali purtroppo non sono normate, fibre di basalto non sono normate, altre fibre di varia tipologia non sono previste da norma, bensì sono previste solamente fibre di vetro, di carbonio e di aramide. Lo studio appunto su fibre diverse è in corso, ma non è ancora oggetto di norma. Le fibre che costituiscono, come dicevamo, rinforzo richiedono però di poter lavorare assieme e di essere, diciamo, di collaborare con il supporto su cui vengono applicate attraverso una resina termoendurente che costituisce la matrice. Termoendurente perché? Sempre stabilito da norma, perché il termoplastico con cui ad esempio noi troviamo ricoperti o protetti i retini porta intonaco non possono costituire un FRP assieme alle proprie fibre, quindi solo termoendurente, perché sono materiali molto più stabili nel tempo, quindi non risentono dell'invecchiamento, dei cicli caldo-freddo tipici invece di un materiale plastico. E, come dicevamo, il tema dell'FRP si sviluppa sul consolidamento consolidamento strutturale di murature, in particolare nel nostro caso Fibrenet propone delle fibre di vetro AR, quindi alcalino resistenti, impregnate durante la loro produzione con delle resine termoendurenti e che vengono applicate, come potete vedere, esattamente con le stesse modalità di una rete elettrosaldata, la rete, diciamo, tradizionale. Avremo diverse maglie da poter utilizzare che vengono messe all'interno di uno spessore di malta sempre molto limitato, siamo attorno ai 3 cm, considerando anche il connettore, malte che possono essere sì di tipo cementizio ma anche malte a calce, quindi tipo naturale con delle caratteristiche del pacchetto molto più coerenti
con le caratteristiche della mia muratura di partenza. Cioè dobbiamo pensare che non possiamo andare a rinforzare una muratura che di per sé, per le proprie caratteristiche costruttive, età, diciamo, è stato di degrado e molto debole, con un sistema troppo rigido, perché allora succede quello che è successo in tanti terremoti, che di fatto strutture rigide non collaborano più con la muratura e creano anzi degli elementi diciamo pericolosi durante l'evento sismico. Ecco, la tecnica, appunto, come vi dicevamo, è quella di intonaco armato, e grande importanza riveste il connettore. Il connettore è sempre realizzato in fibra. Facciamo attenzione che con gli intonaci tradizionali, come quelli diciamo a relativamente basse prestazioni fino a 15 MPa per intenderci, è indispensabile far lavorare il rinforzo con il supporto attraverso un connettore meccanico, perché la malta non fornisce sufficiente diciamo adesione e quindi non contribuisce sufficientemente al miglioramento sismico della muratura. Quindi tipicamente cosa farò? Io avrò una rete che applico a tutta parete, che collego, quindi che applico su entrambe le facce, che collego attraverso dei connettori sempre in FRP, possono essere connettori passanti se la muratura è a più teste ed è una muratura particolarmente disgregata, oppure possono essere semplicemente delle chiodature sempre in FRP, laddove io ho una muratura invece di buona qualità e che diciamo ha una tessitura sufficientemente diciamo valida per lo stato a cui deve, diciamo, a cui deve lavorare. Come vedete gli spessori sono sempre molto limitati, siamo a 3 cm, questo mi permette su un edificio diciamo con basse caratteristiche di realizzare un intervento a basso peso e a bassa invasività, con la possibilità anche di andare a rinforzare, vedete nell'angolo, quell'angolo diciamo di un'apertura, posso andare a raddoppiare o incrementare le resistenze laddove ritengo ci possano essere delle sollecitazioni maggiori. Il materiale arriva in cantiere sotto forma di rotoli piuttosto rigidi. Se voi, sul banchetto fuori ci sono dei campioncini che potete prendere liberamente e che vi danno l'idea un po' della consistenza del prodotto. E il materiale però, essendo impregnato con una resina termoindurente, non termoplastica, non può essere scaldato e piegato a piacimento, bensì arriva in cantiere già sotto forma di un angolare per le parti d'angolo, per i cantonali. Attenzione a quelle fibre di vetro o di altro materiale che arrivano in cantiere già morbide, con la possibilità di piegarle. Noi sono state fatte delle prove da diverse università per cui la resistenza a trazione di quel filo che è stato piegato effettivamente è diciamo residuale rispetto alla resistenza di partenza. Parliamo dell'ordine del 30% rispetto alla resistenza dichiarata in scheda tecnica. Ecco, è possibile realizzare quindi degli interventi di consolidamento anche di pilastri con degli elementi preformati, sempre con la stessa tecnica, come anche rinforzi di volte sia all'estradosso che all'intradosso. Come vedete molti sono edifici storici anche vincolati. Il vincolo effettivamente richiede una serie diciamo di osservanze, nel senso che si richiede che gli interventi siano poco invasivi, siano compatibili, siano reversibili, siano più di conservazione che altro. Quindi quando noi andiamo a realizzare un intervento di questo tipo andiamo a soddisfare proprio per la compatibilità con le malte a calce, per il basso peso e basso spessore, per la mancanza di corrosione, perché ovviamente non c'è alcun elemento metallico, il materiale non arrugginisce e non decade nel tempo, è un materiale reversibile, perché quando io vado a realizzare un intonaco a calce, posso rinforzato con questi sistemi, posso tranquillamente rimuoverlo nel momento in cui dovesse essere necessario, senza andare a intaccare la superficie sottostante. Consolidamento di solai a basso spessore, la rete viene fornita appunto in rotoli che si tagliano direttamente in cantiere a misura, e l'ultima realizzazione, l'ultima nata diciamo della serie è un'applicazione che è quella dell'antisfondellamento dei solai. Sappiamo, quindi non parliamo più di murature storiche o non solo, ma parliamo di solai in laterocemento piuttosto che con travetti in acciaio o in legno, in cui abbiamo il problema dello scartellamento delle pignatte. Questo è un caso, è un,
diciamo, sono eventi che succedono continuamente, soprattutto nelle scuole, inutile che ve ne parli, è un sistema proprio per la messa in sicurezza. Attraverso una rete in fibra di vetro leggera con dei connettori adatti, quindi sviluppati e progettati per la specifica applicazione, perché non esistono sul mercato, diciamo, delle soluzioni che vanno bene per qualsiasi, diciamo, per qualsiasi applicazione, quindi attenzione anche su questo lato. A sostegno, diciamo, dei prodotti, dei sistemi che sono stati sviluppati, Fibrinet ha collaborato fin dal, diciamo, da ormai 8 anni, da 7 anni, con l'Università di Trieste e poi con altre università per la realizzazione di prove meccaniche sui materiali che hanno permesso di realizzare dei software, di avere le certificazioni relativamente ai miglioramenti delle resistenze meccaniche attraverso proprio le tecniche dell'intonaco armato. Queste sono, ad esempio, tipicamente le prove che sono state realizzate, quindi prove di compressione diagonale. Questa, ad esempio, è il caso di una rottura su un muro non armato, lo vedete alla mia, alla vostra sinistra, e il comportamento del muro armato con, e quindi rinforzato con una rete in FRP e una malta bastarda, tra l'altro una a basse prestazioni, una M8. Questo è il risultato. Praticamente noi abbiamo innanzitutto A2, che è il mio muro non rinforzato, che non solo ha una resistenza di picco particolarmente ridotta, ma soprattutto ha un comportamento fragile. Cosa significa? Che in caso di sisma, in caso di collasso della muratura, io non riesco in alcun modo a salvaguardare la vita delle persone, o perlomeno creare un minimo di condizioni di sicurezza per l'evacuazione. I sistemi rinforzati invece, qui ne vediamo con 3 maglie diverse di rete, permettono di avere non solo diciamo un aumento della resistenza di picco, quindi non solo resiste di più, ma soprattutto ha una resistenza che si mantiene nel tempo, quindi un indice di duttilità della muratura che è assolutamente interessante, quindi è coerente ed è equivalente almeno a quello di una pari rete elettrosaldato, perlomeno diciamo che le reti elettrosaldate dalla 2020 Fi5 alla 1010 Fi8 Fi10, insomma, a seconda delle maglie che abbiamo possiamo andare a sostituire la maggior parte delle maglie metalliche presenti sul mercato. Dopodiché, altra tecnica della ristiratura armata dei giunti. Quindi in questo caso invece lavoriamo non più con intonaco armato, come dicevamo prima, ma con un sistema che lavora nei giunti di malta all'interno della muratura per andare a rinforzare, quindi creare una sorta di reticolo che permette comunque l'ingabbiatura della muratura. E nel caso specifico quello che vi farei vedere è effettivamente diciamo, un intervento su entrambe le facce, quindi l'intervento esterno rimane rinforzato col sistema reticolatus, reticola, quindi con dei cavi in acciaio inossidabile collegati alla muratura con sistema sempre in acciaio inox, sull'altro lato l'intonaco armato, perché è tipico avere intonaco sul lato interno e muratura a vista sul lato esterno. La tecnica è questa, praticamente cavetto da 3 o 5 mm di spessore a seconda delle condizioni della muratura, a seconda delle masse in gioco, se in acciaio inox, collegate alla muratura attraverso dei connettori anche se in acciaio inox, ancorati in sommità e nelle parti più, diciamo, di termine della muratura stessa, per creare una sorta di rinforzo diffuso sia in verticale che in orizzontale. Questo, ecco, un dettaglio del connettore, e questo proprio vediamo cosa avviene normalmente. Quindi vediamo il mio reticolo su un lato, la mia rete di rinforzo sull'altro, il tutto collegato, quindi creando questo pacchetto attraverso questo connettore in acciaio nella fattispecie. Un minuto, ok. Solo 2 casi, chiesa di San Nicolò, qui l'abside di questa chiesa, quindi delle masse particolarmente importanti, cavetto, fra l'altro 2 cavetti o 3 cavetti in alcune zone, perché proprio per
proprio a causa delle masse in gioco, quindi qui c'è tutta un'attività anche di assistenza alla progettazione o di progettazione vera e propria. Vedete il tipo di fessurazioni che si verificano, vedete la scarifica che viene fatta sul giunto di malta, quindi viene svuotato praticamente, viene poi applicato il cavo col proprio connettore e dopodiché viene chiuso con della malta da ristillatura. Vedete ancora qualche dettaglio, questo invece sull'altro, questo è un altro caso con l'intonaco armato sull'altra parte. Adesso vado molto veloce perché mi rendo conto che i tempi sono quelli che sono. Questo è il castello di Compiano, in questo momento stiamo rinforzando il bastione, quello che vedete sulla foto piccola a destra. Abbiamo già fatto negli anni passati le mura del castello, quindi vedete i cavi prima della copertura, ancora dei dettagli, e questa è la mia muratura finita. Prove che sono state fatte, vedete, ecco, campioni provati, vedete solo un caso, un'idea del miglioramento che possiamo avere sulle murature rinforzate in questo modo. Profili pultrusi e poi è finito. Profili pultrusi sono sempre FRP, quindi fibre di vetro e resine, molto molto leggeri. Vedete qui delle capriate che sono state realizzate per la Basilica di San Domenico a Siena, sono lunghe 11 metri, il peso è meno di 300 kg cada una, sono state mosse proprio con verricello, erano praticamente 9 capriate sulla sacrestia. Vedete durante la posa, vedete il lumino che praticamente dà l'idea, insomma, del peso che porta in giro. Ecco. Grazie per l'attenzione. Siamo là se ci fosse bisogno. Grazie. Grazie.